Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale. Ho realizzato per voi una guida passo per passo su come realizzare degli stampi per creare delle candele, più nello specifico per creare dei cabochon di cera, come ad esempio dei fiori, ideali per decorare le nostre candele personalizzate. Ci sono tantissimi metodi per realizzare degli stampi, e nella guida di oggi vi mostro nello specifico come realizzarli con la gomma siliconica da colata. Tra l'altro, questi stampi possono essere utilizzati non soltanto con la cera, ma anche con le paste modellabili, con la resina e con il gesso. Prima di iniziare però, se siete nuovi del canale, benvenuti! Io sono Silvia e mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per supportare il mio canale e per non perdervi tutti i miei nuovi progetti sul fai da te. Per questo progetto utilizzerò la SIL 15, la gomma siliconica colata della Reschimica, ma in commercio ne trovate anche tante altre di tipi e marchi diversi. Gli stampi si preparano con due componenti, la gomma e il catalizzatore. La gomma si presenta liquida e bianca. È anche possibile colorarla con dei colori appositi o con degli acrilici. Sul retro della confezione troviamo le avvertenze e la spiegazione sul metodo di utilizzo. In sintesi, le avvertenze ci dicono che questo è un prodotto innocuo per la pelle. Infatti, al lavoro ultimato basterà lavare bene le mani con acqua e sapone. Ciò significa che durante i vari passaggi non è obbligatorio l'utilizzo dei guanti. Nonostante questo, però, tenete il prodotto sempre lontano dalla portata dei bambini. Non ingeritelo e non portatelo a contatto con gli occhi. È pur sempre un prodotto chimico. Per quanto riguarda il catalizzatore, però, troviamo dei simboli di pericolo e frasi di rischio in caso di esposizione troppo prolungata. Questo prodotto si presenta nello stato liquido e trasparente. Ha un odore un po' forte e appunto per questo vi consiglio di utilizzarlo in un ambiente areggiato o in uno spazio aperto, come in giardino o in una stanza con le finestre aperte. E per mio parere personale aggiungerei di indossare una mascherina o un foulard. Ci sono tantissimi metodi per preparare le basi per i vostri stampi. Io utilizzo delle scatoline e delle piccole ciotoline, entrambe in plastica morbida. Per fissare i piccoli oggetti da riprodurre, vado ad incollarli sul fondo di questi contenitori con la colla a caldo. È molto importante fissare per bene questi piccoli oggetti perché la gomma siliconica, essendo liquida, potrebbe inserirsi al di sotto dei nostri cabochon, compromettendo la buona riuscita dello stampo. La colla a caldo non rovinerà né le scatoline e né i cabochon, perché è un materiale che non si aggrappa bene a superfici lisce come plastica o resina. Perciò, una volta realizzato lo stampo, potremo facilmente staccare i cabochon dalle scatoline e potremo entrambi riutilizzarli per altri lavori. Le gomme siliconiche sono prodotti bicomponenti che polimerizzano a freddo aggiungendo il catalizzatore. Quindi per unire due componenti ci servirà un bicchiere di plastica, una spatolina in legno e una bilancia. Sulla confezione della vostra gomma troverete indicato il rapporto catalisi, ovvero il rapporto che indica la quantità di catalizzatore da aggiungere alla gomma siliconica in base al suo peso. E adesso prepariamo la nostra gomma. Ho deciso di realizzare degli stampi colorati, quindi prima di iniziare metto una goccina di acrilico color magenta all'interno del bicchiere. Ovviamente questo primo passaggio è facoltativo. Con un cucchiaino usa e getta verso la gomma all'interno del bicchiere. Accendiamo la bilancia e pesiamo la gomma. In questo caso la mia gomma pesa 82,7 grammi. Quindi per trovare la quantità esatta del catalizzatore andrò con una calcolatrice a calcolare 82,7 grammi per 5 diviso 100 e il risultato è 4,13 grammi di catalizzatore. Inseriamo la quantità esatta di catalizzatore e andiamo a miscelare in modo da unire per bene i due componenti. La gomma sarà pronta quando passerà dallo stato liquido iniziale ad uno denso.
Versiamo il composto nella base per stampi che abbiamo preparato prima e assicuriamoci di riempire e coprire per bene ogni singolo spazietto. Lasciamo asciugare la gomma per un'intera giornata e seguendo lo stesso procedimento realizziamo gli altri stampi. Per rimuovere eventuali bolle interne vi consiglio di sbattere leggermente le vostre ciotoline. Dopo un'intera giornata i nostri nuovi stampi sono pronti, quindi non ci resta che rimuoverli dalle nostre ciotoline e scatole di plastica. Come vedete gli stampi sono morbidissimi e all'interno sono super dettagliati. Ovviamente può capitare che la gomma inglobi il vostro cabochon, ma non preoccupatevi perché le parti di gomma in eccesso si tolgono via senza problemi sia con le mani che aggiustandoli con un paio di forbici. E questo è il risultato finale. I nostri stampi sono pronti per essere utilizzati per creare dei gessetti profumati oppure dei cabochon con la resina o con le paste modellabili. Per trasformarli definitivamente in stampi per candele bisogna forarli in modo da poter inserire senza problemi lo stoppino prima di versarci dentro la cera sciolta. Essendo degli stampi in silicone morbidissimi, per forarli basterà uno stuzzicadenti, ma se avete difficoltà potrete utilizzare un ago. Quindi in questo caso ho trovato il centro delle nostre rose, inserisco il bastoncino di legno e lo spingo all'interno, fino a farlo uscire fuori dal retro dello stampo. Mi raccomando, è importantissimo non fare dei fori troppo larghi, altrimenti c'è il rischio che la cera sciolta possa uscire dal retro dello stampo. E il gioco è fatto, ora sarà semplicissimo creare le nostre candele floreali. Prendo uno stoppino, lo inserisco nel foro e successivamente ci verso dentro la cera sciolta. Una volta che la cera sarà asciutta, possiamo rimuovere la nostra creazione dallo stampo. E questo è il risultato finale. Come vedete, ho creato un foro perfetto, perché dal retro dello stampo non è uscita neanche una goccia di cera. Questi stampi sono ideali per poter realizzare qualsiasi tipo di decorazione. Ve li consiglio se volete creare le vostre candele personalizzate anche come bomboniere. Magari nei prossimi video potrei mostrarvi qualche esempio. Fatemi sapere che cosa ne pensate lasciandomi tanti commentini e pollici in su. E come vi dicevo inizialmente, questo è uno dei tanti metodi per creare degli stampi e ovviamente in commercio trovate tantissimi tipi di materiali, di marchi e di costi diversi. Fatemi sapere se conoscevate già questo metodo e se vi piacerebbe saperne di più. Spero che questa guida potrà esservi utile ed ispirazione e quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. E se siete qui per caso e questo video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate le notifiche tramite la campanella e seguitemi sui miei social linkati nell'info box per non perdervi tutti i miei nuovi progetti sul fai da te. Bene, io credo di avervi detto tutto, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!